che l'anno prossimo troviamo ancora più gente. Ancora, e poi c'è una cosa da ricordare, il ballo del Ciuccio, che è il pezzo, diciamo, finale per la sagra. Sì, diciamo che è il pezzo forte, e adesso andremo a visionare questo straordinario spettacolo. Noi siamo felicissimi di offrirlo come fine, diciamo come fine serata. E allora siamo con il maestro che accompagnerà il Ciuccio, perché qui veramente sì, oltre 30.000 persone aspettano questo ballo tradizionale. Cosa significa anche la musica, l'accompagnamento? L'anno scorso non era la stessa cosa. Ecco, spieghiamo un po' da casa chi ci sta guardando in questo momento. Probabilmente l'anno scorso c'era un'orchestra, non sì, so, tipo Romagnola, sì, e siccome la tarantella non è il loro ballo, il loro brano, sicuramente avranno avuto problemi. Stasera non dobbiamo avere problemi, in quanto io sono di Spininga, proprio originario. Sono musicista e penso di fare del mio meglio per suonare la tarantella puramente calabrese. Siamo pronti per quanto riguarda il attendendo il ballatore, il danzatore, che... Come si dice in dialetto? Lei ha detto prima come? Kamejutsu, da cammello. Quindi... è una tradizione prettamente calabrese. Una volta, molti anni fa, la Calabria era invasa dai saraceni, che venivano con i cammelli, e allora la popolazione del posto si difendevano con dei fuochi, con delle torce, onde poter spaventare questi cammelli, questi saraceni che venivano proprio con i cammelli. E questa sera appunto assisteremo a un'intagliatura in canne che simboleggia come un fuoco che poi si incendierà piano piano fino a procurare un botto finale. Ma dicevano che quest'anno è ancora meglio come ballo, ecco, cosa, a parte la musica, cosa che cambia? E sicuramente la struttura è molto più curata, parla dei fuochi pirotecnici con delle bombe che saliranno in alto e creando una bella coreografia. Quindi un'atmosfera particolare. Grazie, allora buona suonata. La ringrazio. Ricordiamo che il signore che sta parlando ha 66 anni e si chiama Michele, un applauso! Thank you.
signor Michele sul palco, grazie. Ha accompagnato il Ciuccio, 66 anni, è il campione in spiga, vai!